Benvenuti a tutti al Digital Pride. Avete già conosciuto Luca Agnani, uno dei nostri ospiti e nonché docenti di questo corso sul video mapping, architectural mapping, chi più ne ha più ne metta. Dopo questa breve presentazione che avete fatto, vorremmo incominciare sul corso. Io comunque sono Andrea Carpentieri di InSync Lab. Cominceremo parlando innanzitutto di cos'è il video mapping. Ok, perfetto. Prima sentivo chi più chi meno ha visto dei video in giro su YouTube, ma di base voi avete capito di cosa si tratta? Non è altro che una videoproiezione, come ben potete constatare passando vicino agli edifici. Ma il videomapping non è solo una videoproiezione su un palazzo. Il videomapping è uno strumento, non è un'arte, senza il concetto non serve a nulla, sono solamente degli esercizi tecnici molto elaborati. Comunque, passando un po' avanti, possiamo incominciare magari a chiedere a voi, secondo voi, il videomapping in quali campi di utilizzo si potrebbe usare? Abbiamo parlato prima di edifici. Sicuramente possiamo parlare di teatri, prima credo che ci sia Idrusa che stava parlando di comunque delle scenografie, possiamo parlare di design d'interno, molto spesso ci è capitato anche di essere chiamati per il Salone del Mobile, per andare comunque a dare una maggiore visibilità a volte a dei prodotti. Videomapping si può distinguere sicuramente in varie tipologie, c'è l'architectural, come ben sapete, ora vedremo qualche video, c'è l'interaction, c'è il mapping interattivo, non è altro che anche quello uno strumento che ci permette di interagire con un altro oggetto tridimensionale. Quindi alla fine cos'è il videomapping? È semplicemente una videoproiezione su un oggetto tridimensionale, che sia più o meno potente la luce, e comunque la luce che entra in gioco. Ma quale parte della luce? Sicuramente la cosa più importante di tutte è l'ombra. Parlate di luce, no, dei chiaroscuri, il contrasto. In 3D diremmo l'ombra, nel senso che sono le ombre che noi andiamo a creare, che poi danno all'occhio umano la percezione che quello sia un 3D reale, un po' se vogliamo un gioco che è ispirato forse anche alla stereoscopia, ma non approfondiamo l'argomento. Andiamo un attimino avanti e vediamo le prime slide. Ok, e ci leggiamo. Il videomapping è una moderna tecnica di videoproiezione che trasforma qualsiasi superficie in un display dinamico. Dinamico perché? Perché su una superficie tridimensionale che non sia uno schermo, mapparlo non lo rende statico, ma lo muta. Noi possiamo mutare un oggetto, o perlomeno illudere le persone che stiamo mutando un oggetto. Andando avanti, quali sono più o meno, diciamo, i software che si utilizzano? Sono giochi di luce, l'abbiamo già detto, e ovviamente non siamo dei light designer, siamo comunque alla fine degli artisti video, e come ogni artista video abbiamo ognuno le proprie tecniche, però non sono limitate a un software 3D, a quel tipologia di software video o a quell'altra. E si può fare il videomapping con qualunque cosa, anche con un foglio e una penna. È molto semplice, basta capire effettivamente il punto di vista dello spettatore e la camera giusta, ma di questo ne parleremo un po' più avanti. Andando un po' più avanti, analizziamo dei vari tipi di videomapping. Questo è l'architectural, vi faccio vedere dei pezzi per farvi capire effettivamente qual è il gioco. Dov'è che effettivamente lo spettatore riesce a essere illuso
come l'abbiamo pensato e realizzato. Quindi incomincio a farvi vedere questo video che spero, mi sa che è molto piccolo, quindi mi conviene andare a prendere direttamente dalla cartella. Ok. Questo è stato realizzato a Siena per il Palio di Siena. La contrada vincente ci ha chiamati a realizzare questo videomapping. Questa è la facciata prima che ovviamente ci proiettassimo e qua stavamo iniziando a proiettare. Questa parte qui è molto bidimensionale, l'avevamo pensata come effettini, quasi tutto after, immagino lo potete pratica. Cosa abbiamo fatto noi qui? Abbiamo fatto un rilevamento, una foto e abbiamo interamente ricostruito in 3D l'oggetto per poi riadattarlo sulla proiezione, sulla struttura attraverso il videoproiettore. E come vedete, ciò che... Vado? Si è rotto... Va benissimo. Scusate, è tornato. Sì? Ok. Ulteriore modellazione. Coltello. Sì, scomposizione dei singoli pezzi, ovviamente. Ovviamente, parlando di tecnicismi, è ovvio che se ho la parte di sotto che mi rimane ferma, non vado a renderizzare la parte di sotto, ma vado a renderizzare solo il movimento e mi rimonto tutto in after. Però non credo che sia il caso di parlarne, perché tanto penso che chi ha le competenze lo sa, chi non ha le competenze non sa di quello di cui sto parlando. E andando avanti, invece, e guardando un po' qualcos'altro, è giusto per ca farvi capire quanto il mapping si possa spingere a illudere l'occhio. Come vedete, qua stiamo rompendo il palazzo e l'abbiamo rotto dall'interno e abbiamo ricreato una stanza all'interno con le luci, con delle luci ovviamente non vere, nel video, sapete, immagino. E attraverso la proiezione delle luci e la proiezione stessa della luce, e quindi l'ombra che ci fa capire che quello potrebbe essere una stanza incavata.
Questo era giusto per farvi comprendere un po' fino a dove è possibile spingersi. Penso ci si possa spingere anche di più, però in questo filmato abbiamo questo. Andiamo un po' avanti. Ok. Perché qui avevamo fatto una ricostruzione del palazzo che si trovava a Siena, in Piazza del Campo, perché era il palazzo dove poi si affiggeva la bandiera. Comunque, lasciando perdere questi video che potete un po' trovare anche su internet, a me interessava molto farvi capire quello che era possibile. Vedete qua l'ombra della bandiera, è quella che ci dà tridimensionalità. Ok, andiamo avanti. Riprendiamo con la presentazione. Tu vuoi farci vedere qualcosa di sicuro? Ok. Andiamo in play. Benissimo. Andiamo al prossimo. Ok. Questo è semplicemente un video mapping. È la cosa più semplice che c'è. Però questo... Ok. Mi sa che ve lo faccio vedere anche questo grande, perché in questo video si vede come l'abbiamo realizzato in maniera molto semplice. E questo qui, ok, ora lo vedete, lo stiamo montando, qua siamo a Brera. E ora arriviamo al pezzo, ecco, vedete, stop, se riesco a fare in tempo. No, sì, va benissimo così, ok. Riconoscete quella paletta, no? Immagino che molti di voi forse avranno anche già sperimentato a casa. Per mapping un po' più semplici, o se ci si trova in posti in cui bisogna fare dei mapping in live, cioè arrivare in un posto, in un club, in una struttura, hai un po' di superfici da mappare, anche molto semplici a volte, e puoi procedere anche semplicemente a creare delle maschere in Illustrator, semplicemente proiettandoci addosso, cioè aprendo Illustrator, andando, mettendo la finestra di Illustrator sull'oggetto, premendo F per andare in full screen e poi cominciando a letteralmente ridisegnare l'oggetto. Questo è la maniera più, se vogliamo, più semplice a volte di farlo, no? Non è un architectural, è un videomapping molto semplice. Molto spesso lo usano i VJ anche per fare i loro live set in giro, però molto spesso si utilizza anche in mostre, ok, in esibizioni, dove si fa comunque, in festival si fa comunque del live set. Molto spesso già trovi la maschera, altre volte te la devi fare. E come dicevo, è molto semplice. Qualcuno di voi ha mai provato a farlo? Mi chiedo. Ovviamente Hermes sì. È molto semplice, stavamo dicendo. Vi invito a farlo a casa, perché è davvero facile. Una volta ottenute le maschere, si può procedere in due modi. Se si è a casa e si ha tutto il tempo di farlo, e si può prendere l'Illustrator, importarlo in Cinema o in un altro software e praticamente creare le alzate, dipende dall'oggetto, o ridisegnarlo, i piani o qualunque cosa altro. Altrimenti si può semplicemente lavorare in After, usarlo come maschere, usarlo come maschera per il VJing, per proiettarci altri video. Ci si può fare veramente la qualunque, e con pochissimo sforzo si può ottenere dei bellissimi risultati. Comunque andiamo avanti che ve li faccio vedere. Però lo ingrandisco, tanto ormai la cartella l'ho trovata e non vi faccio perdere più tempo, così lo vedete meglio. Ok, dovrebbe essere questo. Ok, è un po' più completo, ma va benissimo. Vediamo se c'è tutto. Sì, ok. Ve lo porto di qua. Non si vede? Strano, qua il video lo vedo. Ah, è uscito di qua. Va benissimo, ingrandiamo la finestra allora e basta.
classicissimo effetto stroke o traccia, immagino per chi conosca After lo conosce benissimo, come un effetto, un piccolo effetto di glow, qui delle piccole maschere giusto per giocare un po', questi erano i primi così per divertimento a Brera. Questo è simpatico. Ok, aspettate un attimo. Che è successo? Si apre da sola la porta? Esatto, è una proiezione. La porta è chiusa. E questo è per farvi, ve lo faccio rivedere un attimino, forse ho sbagliato un po' il file. C'ho l'altro dove c'ho il pezzo più grosso di là. Come vedete stanno uscendo i ragazzi, chiudiamo la porta, modulate è acceso, immagino che molti di voi lo conosceranno. Ok, vedete? Quella è la maniglia, ci abbiamo messo un pezzettino di carta bianco e la porta è chiusa, però sembra che si sta aprendo. Come l'abbiamo fatto? Ve lo voglio chiedere, secondo voi, come abbiamo realizzato questa cosa? La cosa più stupida, quale potrebbe essere? Grandissima, perspicace. È una scemenza. L'unico problema lì è solamente fare un buon warping nel momento in cui la si va a riproiettare, perché ovviamente devi considerare sempre l'angolazione di proiezione, la distorsione del tuo obiettivo della 5D, se state provando questa guarda, ok? E tante cose, quindi devi semplicemente un po' rimetterla a posto per far coincidere un po' tutte le cose. Quindi in realtà è una superficie tridimensionale mappabile con un video. Hermes, vai. Devo cosa? Mi passate il microfono. Ah, sì. Ok, faccio la signora. Dicevo, nella fase appunto di correzione delle deformazioni dovute alla proiezione rispetto alla fotografia fatta all'inizio, inserendo la macchina fotografica nello stesso punto in cui va messo il proiettore, cioè si può gestire attraverso dei programmi tipo Warp Map, quella cosa lì, fino a un certo punto e dopo non si può andare oltre. Sì, ho capito. No, in realtà è sempre gestito. Ops. Sì, esatto. Con la fotografia ovviamente si hanno delle distorsioni, comunque diversi punti di vista, anche se il proiettore lo inserisce nello stesso punto di vista, ovviamente le ottiche sono diverse, no? Per cui, ecco, in quel caso, diciamo, con la foto, cioè, a parte che se tu fai una foto, poi un po' la devi sistemare in Photoshop. Il consiglio qual è? Di magari importare in Photoshop e raddrizzare la struttura e poi andare lì con il software di sistemazione della griglia? Dunque, la foto è un conto, qua stiamo parlando in video, però poi ti rispondo anche a quello. Innanzitutto non è un grosso problema, perché qua stiamo parlando di video, non è un grosso problema warpizzare. Sì, hai lo stesso problema di ottiche. Qui ovviamente siamo andati molto, siamo stati precisi, ma siamo andati molto di warping. Warping è una tecnica che serve per andare a raddrizzare la struttura e quindi eliminare determinate variazioni. E il warping purtroppo molto spesso ha delle limitazioni, nel senso che sì, ok, ti dà una mano a risistemare tutto, ma a volte crea delle distorsioni lui stesso, il classico effetto a banana. Che si ha quando abbiamo due punti sopra e due punti sotto, li stiamo spostando così, tutto ciò che è in mezzo, essendo un blazer, ok, come in Illustrator, fa così. Quindi comunque hai delle problematiche, e le problematiche si risolvono, ma si risolvono con le nottate, la nottata,
a risistemare, ma non perché sia un problema di sistemare, ma perché più vuoi ottenere una precisione, più punti di warping devi utilizzare. Comunque torneremo sul discorso e vi farò vedere il software, perché credo che così non capiate niente. Mentre per quanto riguarda la foto, sì, nel caso di un architectural mapping o di un video mapping, qualunque cosa, noi andiamo a fare la foto per poter delineare poi una traccia, sì, in Photoshop c'è un filtro. Un filtro che ormai con la versione 6 ti rileva automaticamente sia l'obiettivo che il tipo di camera, e va a eliminare le distorsioni ottiche per portarti più vicino a una visione reale. Questo filtro non funziona. O meglio, funziona in parte, te lo raddrizza, diciamo che se ora andranno più avanti vi faccio vedere, perché ce l'ho tutto sulle slide, no, volevo arrivarci dopo per portarvi dopo. Comunque diciamo che se stiamo facendo una foto dal basso verso l'alto, noi con questo filtro possiamo raddrizzarla. Ovviamente lui andrà a correggere tutta una serie di deformazioni dell'ottica e cercherà di approssimare un risultato quanto più reale possibile, ma ovviamente non è mai così. Le misurazioni, i rilevamenti, i frontali, le sezioni sono i nostri amici, ma di questo ne parliamo dopo. Andiamo. Sì. Una domanda proprio base. Tu parlavi prima di creare delle maschere in Illustrator, ma praticamente, cioè, vuol dire prendere la foto o l'immagine, diciamo, della superficie su cui proiettare, ricostruirla, se ho capito bene, su Illustrator. No. E quindi? La foto era dell'edificio. Sì. No, ma per esempio per quei cubi che abbiamo visto prima. Ok, ma nel senso, le maschere di cui parlavi prima sono le zone su cui proiettare sostanzialmente. Sì, esatto. Ok. Perché tu non stai calcolando nessuna deformazione, tu ci stai proiettando addosso, e se non sposti il proiettore, la tua proiezione accadrà sempre lì. Mm. È una maniera molto più semplice di affrontare. Quando, diciamo, ti trovi in situazioni in cui non hai possibilità di fare rilevamenti o altro, ma ti trovi già il proiettore lì, fra una o due ore inizia lo show, tu sei anche arrivato in ritardo, e che succede? Che semplicemente ti vai a mappare la superficie più vicina a te. Te la vai a mappare con Illustrator, hai un'altra persona in genere a fianco con aperto cinema, gli dai la maschera, in 5 minuti fai un piccolo, diciamo, con due piani vai a creare il tutto e crei degli effetti piacevoli per la serata. Tutto qui, ed è una cosa molto piccola che non ha niente a che fare con l'architectural mapping. È un videomapping molto semplificato, non è uno studio, è un gioco, cioè, come dire, è la via più semplice. Non so se mi spiego, ma questo perché? Sarebbe bello poter fare una maschera con Illustrator di un palazzo, quantomeno, sai, finestre, cose un po' più piccole, dici vabbè, vado lì, faccio Illustrator, sì, vabbè. I proiettori costano 100.000 euro l'uno. E l'affitto costa più o meno sui 1.000-1.500 euro al giorno. E chiedere a un cliente di spendere un mese prima dell'evento, perché è quasi il minimo indispensabile, noi lo facciamo anche a più stretto raggio, però è quasi il minimo indispensabile, di andare a spendere 1.500-2.000-2.500 trasporto, montaggio e tutto il resto, per non fare l'evento e chiedere troppo, soprattutto oggi come oggi. Allora, che succede? Succede che tu fai dei rilevamenti,
che a te costano molto poco, oppure vai in comune, ma questo volevo affrontarlo dopo, e dopodiché da quei rilevamenti ti crei il 3D o da una foto, come dicevamo prima, però ci arriviamo anche a quello. E quindi cosa succede? Che tu il videoproiettore lo accendi solo la sera in cui proietti. Al massimo, se sono molto gentili e danarosi, lo accendi la sera prima. Però un conto è chiedere a un service di montarti il proiettore la sera prima, e quindi se diciamo la serata costa 1.500 e l'affitto al giorno, magari il giorno prima te lo fa pagare 500, ti fa pagare un forfè, comunque fa pagare di meno rispetto a dirgli vienimi un mese prima, montamelo, io faccio con Illustrator la serata, mi metto là. No, non funziona così, o perlomeno a me non è mai capitato una persona così gentile, e quindi è più o meno questo il motivo. Comunque, se non ci sono altre domande, andiamo un secondo avanti, vediamo gli altri tipi di videomapping, così capiamo meglio un po' tutto. Allora, dunque, eccoci qua, andiamo qui. Real mapping, ok. Prima dicevamo che con il video mapping è possibile farlo anche solo disegnando o anche solo, diciamo, con un po' di fantasia e un po' di voglia di fare. È vero. E vi faccio vedere prima il video e vi do la dimostrazione che è possibile farlo anche con un secchio di vernice o una lattina d'olio e un foglio di carta. E poi vi dico come l'abbiamo realizzato, anche se già ve l'ho detto. Allora, no, prima vi faccio vedere il video di Nextep. Questo video mapping che sto per farvi vedere l'abbiamo presentato a Next Step a Milano. Devo solamente trovarlo. Questo è il kernel. Ah, ma forse ce l'avevo su CNS, ok, no, ma forse ce l'avevo anche su qui il video, non è un problema, ce l'ho sulla scrivania nell'altro da proiettare. Ok. Qua c'ho anche i tuoi. Montenegro. Fantoni in circus. Real mapping, eccolo qua, finalmente. Ok, apriamo sempre con QuickTime. E portiamolo di qua. Ok, possiamo farlo partire. Il volume?
tipo? Ok, cosa vi sembra quel getto di colore? La cannuccia. Quindi, cos'è questo? È un modellino con una video, un plastico, con una, fosse un plastico, è un pezzo di cartoncino piegato con una videocamera sopra, con un vetro. Anzi, in realtà noi avevamo il vetro perché non avevamo il cavalletto buono, però se avete il cavalletto buono potete piegare il cavalletto. E quindi vedete, poi alla fine l'abbiamo anche bruciato, ci abbiamo versato di tutto. A Next Step l'altra volta ci siamo proprio divertiti, abbiamo preso la farina, abbiamo preso le uova, è uscito anche qualcosa di carino. Ragazzi si sono divertiti all'ultimo workshop, però diciamo che lì avevamo 3 giorni, qui ne abbiamo solo uno e quindi non riusciamo a farlo, ma non vi preoccupate, presto faremo un altro un po' più lungo, spero, forse verso settembre. E questo è Bansky, le conoscete immagino, una semplice stop motion, tranquillissima. E quindi cosa abbiamo fatto? Parlavamo di maschera prima, no? Ok, la maschera, vedete quanto è importante? Questa è una maschera alla fine. Eh? Sì, sì. La camera di esportazione del nostro 3D, se parliamo di architectural mapping come in questo caso, è, diciamo, è, può essere trasformata in una maschera. In cinema per esempio abbiamo Sketch and Toon, in 3D Studio, Wireframe, non mi ricordo cos'altro, e, insomma abbiamo la possibilità di esportare i contorni come se fosse un Illustrator, a volte ce lo esporta in Illustrator, a noi basta quello da stampare e sul quale poter effettivamente andare a divertirci, a giocare un po' se vogliamo, che poi non è proprio un gioco. Però ci si diverte. Un paio di esempi che avevo fatto per Intensity poi, Paolo. E questo era il tracciato praticamente del palazzo. Poi è venuto male e quindi non è stato usato perché l'effetto era proprio brutto. Però oppure sempre per lo stesso, avevo costruito in plastica i buchi delle finestre e cercavo di farci passare il pescetto rosso mio, praticamente, da una finestra. Praticamente queste qui sono dove corrispondono le finestre. E lui, ma alla fine, con un bastone ce lo dovevo mandare perché non ci andava. Però quando fa il passaggio da fuori a dentro è carino. No, non è un pesce in 3D, non è niente di computer grafica, è una videocamera che riprende sto povero pescetto. Esatto, è proprio quello il concetto. Mo adesso ci dovrebbe arrivare, perché poi è difficile farlo così, bisogna averci dei tempi che... no, passa, non passa. Oh, questo è figo proprio, colliamo la prossima volta. Come mai veramente? Adesso a parte non c'entra più Marcellino che si è ingrassato. Però ecco, qui era passato da quest'altra parte, qui ecco, qui c'è il passaggio, ecco, che va dentro, proiettato in grande darebbe l'impressione che qui non c'è né 3D né c'è un pezzo di plastica che porta con tutti i buchi e le finestre, praticamente, per fare un esempio. No, è giusto, esempio Marcellino. La mascellina. Sì, e poi vabbè, alla fine veramente con i bastoncini dentro per farlo andare da una parte all'altra, perché bellissimo. La pazienza non... è fuori di causa. Però e ecco, quindi... è cose che vanno fatte un attimo, bisogna averci anche una videocamera un po' professionale, insomma, perché so immagini che poi andrai a ributtare, quindi un minimo de luce, un minimo de... no? Sì, sì, ci vuole un set. Un set. Ci vuole un set. Ci vuole anche un po' di esperienza
fotografica e di video. E pazienza. E tanta pazienza, sì, è vero. Avete visto che questo era meraviglioso veramente, il pesce la prima volta che, e ti ringrazio di avermelo fatto vedere, perché era che poi non ce l'ho messo sul filmato perché non ero sicuro che veniva fuori bene, però lo rifaccio, guarda, è bellissimo, lo dobbiamo rifare. E stessa cosa, era per questo altrettanto venuto male, però come idea era la stessa identica tua. Quando cola qui va a tracciare il bordo della finestra e quindi riproiettato senza che mi metto a utilizzare una plugin che fa il liquido per 3D Studio Max, è più semplice così. Poi forse era meglio così utilizzare una plugin perché l'effetto non è venuto bene, però me non sono divertito più di sta anche al computer. Sì, infatti, è vero. Quindi, come avete ben capito, è molto semplice. Andando avanti, vi faccio vedere un po' com'era realizzato il modellino. Questo ce l'ho solo qui, quindi vi tocca, più piccolino. Questo è il backstage, chiamiamolo backstage, è una parola grossa. Lo state vedendo il modellino? Molto semplice. Col verde, l'avete visto prima? Aspettate. Oh. Eccolo qua, ok. Che materiale è? Cartone. Cartone? Sì, è semplicemente cartone. Poi ci si può sbizzarrire, lo si può fare in polistirolo, in un po' quello che volete. Il cartone era carino come bruciava, ci piaceva, abbiamo fatto un po' di prove. E quindi l'abbiamo tenuto perché si comporta anche un po' come annerimento del muro, simula un po' anche quello. E quindi abbiamo tenuto il cartone. Ok, andando avanti ora, ve lo faccio vedere un pochettino così magari prendete un po' di spunto. Semplice. E questa è la ripresa del modellino. E olio. Olio. Olio di motore. Ciao nel ferramento, benzinaio di qua. Scherzo. Ok, andiamo avanti. Ok, interactive mapping. Ok, arriviamo all'argomento un po' più complesso. Allora, noi a Milano facemmo anche un piccolo workshop con dei ragazzi che io invito tutti a venire a trovare, che sono i workshop. Loro si occupano di interaction e faranno un workshop su Processing. Processing è un software che lavora per librerie. Non è un software visuale, si scrive, ok? Però diciamo, a differenza di Java, sul quale comunque si basa, io so che siete tutti designer che mi state bestemmiando, però ve lo devo comunque accennare perché è doveroso. Processing dà la possibilità di richiamare delle librerie prefatte, di richiamare dei comandi che eseguono il comando cioè racchiudono tutto un insieme di codice e vi danno la possibilità ovviamente di interagire con le superfici, di interagire in maniera diretta usando Kinect, usando Arduino. L'ultima volta abbiamo fatto una cosa molto semplice, dei pulsantini mappati, qualche trim sono i, ok, ci siamo capiti.
Cose molto semplici ma divertenti. Ovviamente ci si può fare cose anche più complesse. Ah, mo vi faccio vedere il video, non mi ricordo manco qual è. Cosa abbiamo fatto? Ah, ok. Questo l'abbiamo fatto per il Salone del Mobile, al Fuorisalone, per questa azienda che si chiama Fantoni. Realizzano materiale, diciamo quei rivestimenti di legno, quelli per le sale cinematografiche, per i teatri, quindi fonoassorbenti, tagliano le frequenze, questi materiali in legno. E ci avevano commissionato questo lavoro e volevano un'idea. Gli abbiamo realizzato tipo una specie di utopica città Fantoni, con quella finestra che si apre sulla loro città. E comunque c'erano praticamente tre strutture di prismi che noi mappavamo a 360 gradi con due videoproiettori soli, perché avevamo configurato un tipo di prisma molto schiacciato, che comunque dava in lontananza da prospettica l'idea che fosse un palazzo, e quindi erano come degli skyline, infatti si chiama skyline. Dentro questi skyline abbiamo posizionato i cosiddetti diciamo attuatori. Sono altro che rendono questo materiale di legno o qualunque altro materiale rigido una cassa acustica. Quindi all'avvicinarsi della persona all'oggetto, ognuno di quegli oggetti lì, essendo collegati tutti ad Arduino con dei sensori IR che erano posizionati in alto, grazie a Dio avevamo delle colonne sul quale abbiamo posizionato sia i proiettori che i sensori, nel momento in cui si avvicinavano, loro non solo cambiavano la tipologia di video, facendo vedere anche delle foto dei prodotti, ma emettevano anche dei suoni differenti, cercando un po' di ricreare anche le atmosfere di quello che era il mood o il concept dell'azienda. Andiamo un po' avanti. Questo è un esempio molto molto semplice, però che al cliente è piaciuto. Ok, questo è il live mapping. Abbiamo preso un filmato di una ragazza, di un artista che è qui presente anche al festival, si chiama Federica Mason. L'uno si esibirà, l'uno e il due poi qui. Il due è qui gratuitamente, e l'uno vi ricordo che c'è invece la manifestazione al Teatro Romano, dove c'è poi il festival di video mapping. Quindi, come dicevo, il live mapping è un fatto un po' con le maschere, non è altro che un VJing set, se vogliamo. Ecco, come vedete, lei giocava molto sulle finestre, sugli oggetti, precreandosi alla fine delle maschere che gli davano poi la possibilità di realizzare video, che era un pezzettino minuscolo, era giusto per farvi capire, anche perché ne abbiamo anche parlato prima. Quindi cosa faceva? Riusciva attraverso le maschere a proiettare dei video che si era fatto in precedenza, o anche andando in live, quindi apprendendo dalla propria libreria o cambiando il colore con Modulate, perché mi sembra che lei lavorava con Modulate, e quindi riuscire a fare questo diciamo VJ live mapping. Ok, andiamo avanti, anche perché ne avevamo già parlato. Siamo arrivati al dunque, e a questo punto che ore sono? 17:11, ma continuiamo. Facciamo una piccola introduzione e poi ci facciamo una piccola pausa. Allora, parliamo dell'architectural mapping. Abbiamo detto fino a mo' che ciò che importa di più è la luce, che ciò che importa di più sono le ombre. Questo per ciò che riguarda un po' come dire, la parte più legata al light, ma c'è un'altra parte molto importante, che è l'analisi della fattibilità.
che va fatta a priori ogni volta che si incomincia un lavoro. Allora, come ci si approccia a un cliente nel momento in cui ci si deve usare? Bisogna fare questa analisi. L'analisi non è che altro che un sopralluogo, se vogliamo, oppure ci possiamo mandare semplicemente i dati attraverso mail. Ci servono un po' di informazioni per capire dove ci troviamo, da dove proiettiamo, dove si trova il pubblico che deve assistere allo spettacolo. Ma partiamo per gradi. Anzitutto abbiamo bisogno di capire la distanza probabile del videoproiettore dall'edificio. Cioè, è ovvio che se siamo in una piazza molto piccola, oppure, che ne so, Santa Croce, lo conoscete tutti Santa Croce, bene. Ok, chi farà quel mapping lì stringerò la mano, perché là ci sono veramente pochi metri per riuscire a proiettare, cioè servono molti molti proiettori, ma non perché è grande, non è quello il problema è l'ottica, cioè questo l'argomento lo affronteremo comunque molto meglio dopo, però ve lo accenno per farvi capire l'analisi di fattibilità. L'ottica ad oggi è paragonabile ovviamente a quella delle fotocamere. E ad oggi l'ottica, più corta che un videoproiettore può avere è una 0.8. 0.8 che significa? È molto semplice, a una distanza di 80 centimetri riesco a proiettare un video della base di un metro. Quindi a noi cosa serve sapere se è possibile realmente e con quanti proiettori realizzare la videoproiezione in fondo? E ci serve capire la larghezza, l'altezza, perché ovviamente dell'edificio, la larghezza ovviamente l'altezza, perché dobbiamo capire, non è un problema che sei più alto di un 16 noni, di un 4 terzi, dobbiamo semplicemente saperla perché ci serve sapere quanti videoproiettori dobbiamo utilizzare e ovviamente quanti dobbiamo farne pagare al cliente. Molto semplice. Ok, la distanza. Perché se ci troviamo in una condizione quale quella di Santa Croce, dove si è, non mi ricordo, allora, una carreggiata è larga 336, saremo a 8 metri da una facciata all'altra, ci dobbiamo mettere un layer in mezzo, ci rimangono 7-8 metri dalla facciata. Con una 0.8 significa che per mapparla con un solo videoproiettore riusciamo a proiettare massimo 13 metri quadri, immaginate quanti, 12, 13, insomma, adesso non voglio fare i calcoli, però ci siamo capiti. Quindi immaginate quanti videoproiettori servirebbero se ogni videoproiettore mi dà una base di 13 metri, e Santa Croce credo che abbia una base almeno di 40, se non di più. Non l'ho misurata perché non mi interessa. Quindi è questo il problema. Cioè, io posso anche prendere un videoproiettore da 42.000 ansilumene che è uscito quest'anno della Barco, che costa 170.000 euro, ma comunque non ci proietto. Non ci proietto a meno che non ne prenda almeno, se abbiamo una base 44, in altezza 13, facciamo conto che ne so, siamo buoni, altezza 20, altezza 25, non lo so. Su una base di quel genere ne dovremmo utilizzare 8, se non di più, perché dobbiamo capire anche, perché se il nostro videoproiettore ha 4 terzi, nanà, forse ce la facciamo. Se un 16 noni, proprio no. Quindi andiamo avanti sull'analisi di fattibilità. Quindi questo ci aiuta a stabilire innanzitutto l'ottica e poi se è possibile, perché dobbiamo fare anche i conti in tasca al cliente. Molto spesso quando mi chiamano io chiedo prima la facciata, mi rendo conto di quant'è e poi a me a volte gli dico quanti soldi hai, ma non gli dico, gli specifico, non sono i soldi che devi dare a me, ma attenzione, sono i soldi che devi utilizzare per proiettare in quella strada strettissima dove mi puoi far fare un mapping,
mapping che non avrebbe neanche senso di essere fatto. Perché non ha senso, secondo voi? Bravissimo, ok, vedo che ti sei andato a vedere i video su internet. Sto scherzando. Ok, perfetto. Andando avanti, sì, comunque sì, esattamente, è la visuale dello spettatore, è troppo vicina. È troppo vicina, si vedrebbero anche i quadrettoni, non sono quadrettoni, però insomma si vedrebbero i pixel. E ciò sicuramente non rende molto carino. È vero anche che funziona lo stesso su oggetti piccoli, infatti esiste il mini mapping anche, si può fare. Però è vero pure che molto spesso quando sul mini mapping tu lo hai comunque, anche se molto vicino, hai una percezione della vista differente, tu lo inquadri tutto l'oggetto. Mentre quando sei sotto l'edificio e l'edificio è grande, non hai una visione completa. Quindi ti devi girare a destra e a sinistra per seguire il video. E ciò a volte svela, perché l'occhio incomincia anche a capire che se a destra e a sinistra in un modo, un'ombra a sinistra, un tipo di ombra, a destra c'è un altro, capisce, è ovvio. Quindi la visione migliore è quasi sempre quella frontale. Ripeto, bisogna sempre calcolare il punto di vista dello spettatore. È possibile anche fare un video mapping con una versione completamente traslata dello spettatore, però deve essere studiato così fin dall'inizio. E su questo poi ovviamente ne parleremo ora. Ok, allora, quindi cos'è che bisogna capire? Eccolo qui. La dimensione, la capienza e la forma del luogo che ospiterà l'evento. Questa, diciamo, vabbè, è una panoramica. Qui il proiettore era piazzato qui sopra. Il pubblico però era qui. La maggior parte però era in questa stradina. Cioè, era talmente piena la piazza che la gente andava in fondo, quindi noi ci siamo fatti due conti, abbiamo detto va bene, ok, proprio frontale no, ma diamo comunque un punto di vista alla camera che agevoli la vista anche da in fondo, e quindi anche per chi si trova un po' spostato verso destra. Ovvio che non sempre si possono fare questi calcoli, soprattutto quando ci si trova in delle piazze enormi, più o meno qualcuno vedrà male, però bisogna sempre fare una media e dire ok, il mio spettatore, la maggior parte dei miei spettatori si potrebbe trovare lì, avrebbe quel punto di vista, l'occhio guarderebbe così, quindi ovvio che la mia ombra, se mi deve uscire in fuori e deve andare in dentro, deve essere comunque perpendicolare alla mia visione. E andando avanti, qui quindi si va a determinare il famoso punto di vista dello spettatore. Andiamo avanti, ok. Si procede poi con la determinazione del punto. Va bene, in questo caso va stabilito, l'abbiamo già detto. E migliora, ok, sì, specifichiamo, aggiungiamo giusto che nella maggior parte dei casi la visione è frontale e migliora, come avevamo già detto prima, proporzionalmente in base alla distanza dal palazzo, ok? Da qui sorgono un po' di problemi e dopo i problemi ci facciamo un po', che sono 17:21, facciamo un po' di pausa dopo i problemi. Quali possono essere i nostri problemi? Li vedete? Quel bastardo di un lampione, dovete sapere che i lampioni sono i nemici naturali dei videomappers. Esatto, sono come il cane e il gatto. Sicuramente sono gli oggetti fisici davanti a noi, alberi, lampioni,
insomma, portatevi sempre seghe elettriche, picconi, no, no, sto scherzando, si fanno comunque delle richieste e si chiede in anticipo al cliente che tipo di oggetti si trovano davanti, nel caso ce ne siano bisogna procedere comunque con un sopralluogo accurato per capire se da un'angolazione differente è possibile video proiettare mantenendo comunque una giusta deformazione prospettica della luce nel momento dell'impatto che come ben sapete quando la luce impatta dritto, ok, è bellissimo, il mio warping è favoloso, non devo fare niente perché quasi tutto va in botta, va dentro, diciamo, nel senso che le finestre sono sulle finestre, i cornicioni sono sui cornicioni e via dicendo, ma i problemi poi si riscontrano nel momento in cui si ha delle angolazioni differenti. Vuoi parlarne un po' tu, che forse mi sembra che hai avuto un po' di problemi anche tu il videomapping che avete fatto con Hermes, come, da che angolazione l'avete fatto? Perché io non l'ho visto, avrei voluto vederlo, spiegacelo un po'. Allora, sì, il videomapping quello del Salento, no, l'abbiamo fatto sempre. Faccio questo. L'abbiamo fatto sempre dal punto di vista dello spettatore. Secondo me qui ci sarebbe da capire sulla fattibilità. Ad esempio, a Soledo c'era questa torre alta, la Guglia degli Orsini, sì, che è molto alta, mi sembra 40 metri. E poi alla base c'è un'altra struttura e andavo. Allora, il fatto già di fare una torre c'è un notevole spreco di luce, di anzilumen, perché quando metti un proiettore avanti a una torre che è solo una stricetta, il proiettore c'è un formato o 16 noni o 4 terzi, quindi anche se prendi quello 16 noni messo in verticale, comunque c'è uno spreco di luce enorme, perché la torre è piccolina. E quindi questo qui secondo me rientra pure nella fattibilità, perché quando abbiamo un proiettore da, che era un 15.000? Un 15.000 che però più del 50% alla fine andava fuori, stiamo veramente sui... Tutto il paese, però nonostante però gli mancava comunque la forza, perché tanta luce la sprecavamo. E questo pure sull'analisi è una cosa che va considerata. Non che non si possa fare, però bisogna prendere determinate accortezze, perché lì se ci avevamo avuto due proiettori anziché uno, già era un po' più... La seconda sera invece che hanno spento tutto il paese, forse te non c'eri la seconda. No, la seconda no. La seconda hanno spento tutto, si è visto tutto perfettamente. Eppure allora. Ed era nuvoloso il cielo, quindi proprio perfetto. Si è visto molto, molto bene. Ovviamente, diciamo, data l'angolazione che sparava in alto, proprio la guglia, la parte finale, un po', ma tanto la gente stava giù neanche la vedeva. No, non si accorgeva. Lì si perdeva un po', si sfocava un po' tanto. Però in realtà, diciamo, l'effetto è vero che, diciamo, ci sono dei limiti tecnici quando si va a fare qualcosa di alto, secondo me, però è anche bello l'effetto, cioè comunque sì, stai con la testa in su e comunque, diciamo, quello che noi vedevamo, stavamo a qualche metro d'altezza rispetto agli spettatori, era un punto di vista totalmente alla fine diverso in certi aspetti, tipo la guglia, la parte finale della guglia, chi stava giù non la vedeva non proprio la vedeva, certo. Quindi alla fine è andato bene, ancora ne parla. Io ho fatto il lavoro sabato scorso e c'era una luna così e c'avevo un proiettore solo a 10.000 anzilumen, comunque si vedeva meno da quando avevo preso i rilevamenti, che col cielo coperto tutta notte, però già la luna, uno quindi deve andare qua, quando c'è il lavoro, vai a vedere se è luna piena, no, non è vero, però cerchi comunque, non lo so, c'è
tante problematiche che poi... Sì, ma anche su YouTube si fanno vedere anche dei mapping fatti all'estero, magari che hanno utilizzato adesso 3 proiettori, 4 proiettori, e c'è una situazione atmosferica molto luminosa, una notte molto luminosa, comunque rende meno rispetto ad altri, certo. Basta farsi un giro su YouTube per capire la differenza, però purtroppo diciamo non ci abbiamo canali diretti con l'alto. Esattamente. No, ma magari è giusto diciamo non sapere le condizioni atmosferiche del giorno, perché se uno fa la prova prima ed è tutto perfetto, poi arriva lì e trova l'intoppo, quindi cioè quello non si può fare nulla, perché ci sono delle nottate, molto, soprattutto per l'estate, molto luminose anche, no? E quindi sta luna e lì non si può fare niente. Cioè non possiamo, al massimo si può oscurare le sorgenti luminose, dei lampioni che danno fastidio, infatti bisogna un attimo fare il sopralluogo. Nel caso nostro Isoleto c'era un lampione alle spalle, di una via alle spalle, che dava veramente fastidio, era anche lontano rispetto ai lampioni proprio piccolini della chiesa, però dava più fastidio quello rispetto ad altri, e infatti quello nella poi magari sera... uno sei sempre quell'esperienza, capisci che magari ti porti una versione che tu pensi che sia quella lì, però una versione che sia più contrastata, più spinta, in maniera che se quel giorno c'è qualche luce, anche sto fatto con le luci, per quanto mi riguarda è una cosa difficilissima, ogni volta fasse chiamare l'amministrazione comunale, deve mandare un impiegato che deve spegnere tutte le luci, perché avevo un lavoro a Florida, in Sicilia, dove mi sono arrampicato su 30 pali a luce e l'ho svitato a mano, cioè con la scala andavo su, svitavo. No, gli Isoleto sono stati molto bravi invece. Praticamente. Perde purtroppo, perché poi sì, guarda qui guarda qui ad esempio avevo fatto un lavoro dell'anno scorso, era una torre dove praticamente questo qui è il formato del proiettore, era un 16 noni, quindi e poi il video reale è questo, cioè, poi questo stava pure in verticale, però ecco c'è tutta questa parte qua che questa la perdiamo, perché se la concentri qui poi non arrivi a farlo tutto quanto, e quindi purtroppo c'è, cioè, insomma. In 2 secondi. Vabbè. E poi a me? Ok, io direi di fare una piccola pausa, ci prendiamo un caffè e ci rivediamo fra 10 minuti, un quarto d'ora massimo. Ok. Allora, ovviamente adesso dobbiamo passare alla cosa un po' più tecnica, cioè i videoproiettori. Eccoci qua. È un piccolo studio delle ottiche, se vogliamo. Quindi i videoproiettori per noi, si suddividono in 2 tipi, in quelli con ottica fissa e con ottica removibile. Questo perché ovviamente cambiando l'ottica noi possiamo avvicinarci, ingrandire
o rimpicciolire l'immagine, come funziona come fotografia praticamente. Ovviamente poi ci sono i cosiddetti proiettori a ottica fissa, che sono un po', diciamo, i proiettori consumer, sono un po' quello che state vedendo, che sto proiettando adesso. Sono più o meno dai 2000 anzi lumen fino al massimo i 6000, 7. E le dimensioni dei videoproiettori, ciò che ci importa di più, sono praticamente la risoluzione. Cioè, mettendo per un momento, e la proporzione ovviamente, mettendo per un momento da parte il fatto di proiettori vecchi, proiettori nuovi, HD, Full HD, 2K, eccetera, il problema principale si risolve fra 4 terzi e 16 noni. Allora, ora cambiamo slide, vi faccio vedere. Quindi quali sono innanzitutto, quali sono i 4 terzi e che risoluzione hanno? I 4 terzi sono 1024x768, che in genere sono i frame reali, che poi vengono dilatati a 1600x1200 nei vecchi proiettori tipo il Sanyo da 15.000 o i 12.000. Mentre i 16 noni sono quasi tutti di nuova generazione, ma non tutti, comunque vanno da un 1280 a un Full HD di 1920x1080 i consumer, mentre quelli, i Barco e i Cristi, sono quasi tutti WXGA, cioè sono dei 1920x1200. Arrivano fino a 2048 i 2K, 2048x1080. Stiamo parlando ovviamente di pixel. Chi non sa cos'è il pixel, me lo chieda. Comunque immagino che se siate qua dentro, almeno ci ha pregato di uscire. No, non lo volevo dire. No, pregato di uscire, no, assolutamente. Non siamo qui per far uscire nessuno. Allora, andando avanti, quindi, ecco qui. Il nostro problema primario quando analizziamo un edificio, una struttura, è capire effettivamente a cosa assomiglia. Allora, nell'esempio di sinistra, vedete, è un 4 terzi, cioè è facile comprenderlo. Abbiamo una dispersione di lumens veramente piccola, che è quella striscettina in alto, ma quella è proprio la situazione ideale. Quella a destra invece è una proporzione di 16 noni. Ovviamente abbiamo il palazzo è a forma di 16 noni, abbiamo una dispersione di pixel e di luminosità su quei due lati. Quindi è molto importante capire a cosa assomiglia il nostro palazzo, se ha una proporzione 16 noni, un 16 decimi, che è il 1920x1200, o ha un 4 terzi. Da quello poi noi possiamo capire che tipo di proiettore andare a utilizzare. Ok, ovviamente qui si dovrà andare a scegliere anche l'ottica giusta, di come abbiamo parlato prima. Ora passiamo a un argomento un po' più scottante, ed è il calcolo degli ansilumen. Allora, diciamo che per una superficie che ha una base di circa 22-23 metri, si può proiettare tranquillamente con un 12.000 o anche un 15. Superati quelli, noi evitiamo e passiamo comunque a tecnologie migliori come Barco, e quindi passiamo ai 22, i 23. Questo direte, sì, vabbè, grazie, però qual è il calcolo esatto? Il calcolo esatto è sugli ansilumen per metro quadro. Quindi
se noi abbiamo un videoproiettore da, che ne so, qua c'è il calcolo, da 35.000 anzi lumen, sta a, bisogna in pratica dividerli per la superficie, cioè il quantitativo di metri quadri, 682 in questo caso, con una struttura che è alta 22 e larga 31 metri, quindi facilmente si capisce che 682, abbiamo un 51,3 anzi lumen a metro quadro. 51,3 è un, diciamo che siamo sopra la media, siamo quasi sopra la media, cioè noi dovremmo mantenerci sui, sui 45. 45 è, diciamo, quasi il minimo. Ovviamente molti hanno video proiettato anche a 23-24, ma in quel caso ovviamente bisogna andare a spegnere veramente tutta la, la città. E il discorso è questo, che anche se, anche se, tornando indietro un attimino a quest'altra foto, noi il calcolo lo dobbiamo fare su tutta l'area della Spectratio, perché in realtà se noi per esempio provassimo a videoproiettare con un 16 noni, ok, su un edificio che assomiglia a un 4 terzi, avremmo uno spreco di ansi lumen che vanno detratti dal calcolo, ok, ma soprattutto dai pixel, perché se noi andiamo a videoproiettare ovviamente, qui per esempio abbiamo una dispersione di, in quest'area, di pixel e ovviamente anche di ansi lumen, perché lì non proiettiamo, per noi è perdita. L'ideale qua sarebbe addirittura fare un 1, 2 e 3 videoproiettori in edge per avere la massima potenza, cioè lavorando comunque ovviamente con clienti che possono permetterselo. Nel caso contrario ovviamente un 16 noni può anche andare molto bene. Andando avanti, ok, abbiamo parlato degli ansi lumen, dei videoproiettori. Ok, la distanza e le lenti. Prima ne avevamo incominciato a parlare di questo. Parlavamo di ottiche 0,8, 1 e 2. Come vi dicevo, le ottiche dei videoproiettori sono molto simili a quelle della fotografia. Sono quelle. Solo che ovviamente il calcolo, l'aspect ratio è questo, per esempio 25, vediamo questo esempio, se abbiamo una struttura larga 25 metri con una lente che ha un aspect ratio di, qua c'è un errore, di 1.2, possiamo sapere a che distanza dobbiamo posizionare il proiettore facendo un semplice calcolo. 25 per 1,2 significa che noi dobbiamo posizionarci a una distanza di 30 metri per poter proiettare su 25 metri. Ok, se avessimo avuto un'ottica 0,8 avremmo fatto ovviamente 25 per 0,8 avremmo ottenuto la distanza. Quindi se vuoi, ovviamente se vuoi conoscere l'inverso dovrai fare la formula inversa, quindi 30 sta a 25, comune 2, eccetera, eccetera, e quindi ottieni il tuo aspect ratio, oppure puoi ottenere la tua larghezza, puoi ottenere qualunque cosa. È semplicemente una formula matematica. Andando avanti, la realizzazione del rilievo del palazzo. Allora, la prima cosa che si fa nel momento in cui si va a fare un architectural mapping è quella di andare, diciamo, a chiedere al comune o comunque chiedere al cliente, di, soprattutto se è un'agenzia che si incarica che è in carico questo video mapping, di andare a richiedere se per caso quell'edificio, essendo quasi sempre storico, abbia in archivio un rilievo architettonico. Quindi delle sezioni che ci possono aiutare soprattutto nelle decorazioni del palazzo, o un frontale, tutto, diciamo, fa un po' brodo, soprattutto se sono in scala. In caso contrario, quasi sempre noi procediamo con una misurazione dell'edificio usando un distanziometro laser, né di più né di meno, facciamo gli architetti in pratica.
ci andiamo a ricostruire realmente come il palazzo. Molte persone lo fanno invece, e anche noi spesso, quando capita, lo facciamo anche solo dalla fotografia. Parliamo della fotografia. Prima già avevamo accennato ai vari plugin di Photoshop che ci aiutano a riportare dritta un'eventuale foto che non è stata scattata con le costosissime macchinette fotografiche da architetti, che hanno un'ottica molto particolare che permette da giù, da in basso all'edificio, di fare perfettamente il frontale. In quel caso dobbiamo affidarci al nostro caro amico Photoshop e a un plugin che vi va a automaticamente a riconoscere, come diciamo prima, il tipo di macchina, il tipo di obiettivo, e vi aiuta, vi elimina la deformazione prospettica causata, la deformazione oculare della lente, causata dalla lente, e vi aiuta anche a raddrizzare la foto. Ovviamente, come dicevamo prima, non è sicuramente la via più giusta, cioè non è sicuramente al 100% precisa, perché è un algoritmo alla fine, va per approssimazione, quindi quasi sempre vi troverete una finestra più a sinistra, una più a destra, eccetera eccetera, e quindi vi dovrà sicuramente dovrete andare col warping, arriveremo presto a parlarne. Quindi l'ottica della fotocamera deve essere quanto più possibile vicina a un 50 per delle reflex che non siano full frame, altrimenti un 35 va anche bene, ma immagino che questo lo sappiate per chi usa la fotografia. Perché ci aiuta a molto meno, più vicino diciamo alla visione dell'occhio umano. Ricostruzione 3D. Ok, quindi la foto risistemata viene importata in Illustrator. Ok, questo ovviamente se nel momento in cui noi non abbiamo fatto un rilievo, perché se abbiamo fatto il rilievo tutto questo diciamo che quasi non serve, perché comunque si fa sempre un matching. La foto viene risistemata, viene importata in Illustrator e ricalcata in vettori attraverso i quali creeremo le nostre maschere, mediante le quali con Illustrator stesso creeremo le spline del nostro modello tridimensionale, e mediante dal quale ce lo andremo a andremo a realizzare le alzate e quindi il nostro modellino. Nostro modellino che ci permetterà ovviamente poi di fare quel che più ci piace. Invece per chi adotta metodi di video mapping differenti, come lavorare in bidimensionale con maschere eccetera eccetera, quindi parliamo di stroke, parliamo di effetti di questo genere, va benissimo anche lavorare direttamente con le maschere vettoriali. Andiamo avanti, abbiamo ricostruzione in 3D. Ok, come avevo già detto prima, la foto viene vettorializzata e vengono importati nel software di modellazione tridimensionale, che sia Cinema 4D, Blender, poco importa. L'importante è cercare di rispettare almeno le misure base che avete creato all'interno, che avete preso sulla facciata. Cioè, la foto va bene, ok, ma almeno, io non dico che dobbiate andare con un distanziometro laser, ma almeno la misura esatta della base dovete averla. È una questione, ti agevola molto di più, ti fa capire meglio anche come lo devi ricostruire, avere almeno la base reale, soprattutto nel momento in cui tu piazzi la camera, non la stai piazzando a una misura che è in scala o sballata, ma devi piazzarla in base in base alla distanza del punto di vista dello spettatore, perché come abbiamo parlato prima, il punto di vista dello spettatore non è altro che il luogo in cui realmente si trova la persona che assiste allo spettacolo. Quindi anche se io il proiettore ce l'ho da tutt'altra parte, il punto medio in cui si potrebbe posizionare la maggior parte della folla ad assistere allo spettacolo
lì è il punto dove dovete mettere la camera e deve essere un'altezza, ovviamente se ci sono dei gradini ed è rialzato rispetto all'edificio, voi dovete considerarli, dovete più o meno mettervi nell'occhio dello spettatore, perciò il punto di vista dello spettatore. Vabbè, è semplice, penso che tutti abbiano afferrato il concetto. Ok, impostazioni della camera. La camera di esportazione. Allora, molto spesso ci si trova anche in condizioni in cui il proiettore è veramente in una posizione assurda. Magari è troppo alto. Nel momento in cui ho delle sporgenze tridimensionali, cosa succede? Che il proiettore mi crea delle ombre. Ok? E voi dovete cercare di trovare la giusta, come dire, il giusto intermezzo, cioè cercare di comunque sfruttarle quelle ombre naturali che vi crea il videoproiettore, cercando di giocarci. Però anche nella camera di proiezione, diciamo che in quel caso si potrebbe anche osare e metterla a 3 metri di altezza, se il proiettore si trova a 8, per dire, o 10. Il problema è molto inerente rispetto all'altezza del palazzo, perciò i palazzi con delle sporgenze molto alti, diciamo che sono sempre stati più problematici a causa delle ombre naturali che si creano con i videoproiettori. Quindi andando avanti, ok, questo è più o meno il disegnino del campo di vista e della distanza focale dell'apertura. Quindi molto spesso ci si trova a dover all'interno di Cinema soprattutto o di altri software di dover giocare con l'offset della camera. Allora, i nostri videoproiettori, parlo dei Barco, parlo di quelli a ottica basculante, quindi a ottica removibile, basculante significa che bascola, hanno una bellissima proprietà che si chiama shifting sul vostro telecomando. E non è nient'altro che un basculamento dell'ottica, è come usare delle macchinette fotografiche, per intenderci, quelle degli architetti, che riescono a prenderti frontalmente tutto, senza, quindi ad alzare la visione senza dover inclinare il videoproiettore. Cioè, inclinare il videoproiettore è sempre un problema. Io non dico che non si possa fare, perché poi esistono le varie correzioni di Keystone e quant'altro, ma comunque sono delle deformazioni che noi andiamo ad aggiungere alla nostra struttura, alla nostra proiezione. E quindi che succede? Succede che grazie a queste ottiche noi riusciamo a inquadrare un oggetto, ok? Ma al contempo a riuscire comunque ad alzarlo, ad alzare la vista. Io magari adesso vi apro Cinema, ve lo faccio vedere, ve ne faccio rendere conto un secondo, perché sì, detta così non sembra che abbia tanto senso. Quindi aspettate un secondo che apriamo subito Cinema. L'unica cosa è che è un po' problematico con questo. Oh, ce lo cambiamo. Ce lo cambiamo. Infatti, poi questo è. Adesso quasi sì, perché se apro Cinema.
Non so se sta funzionando. Sì, sta funzionando, ok, non lo dico più. Va bene, apriamo un progetto di cinema. Magari conviene che... Aspettate che il mio cinema è un po' lento, troppi plugin. Ok, mi faccio, duplico lo schermo. Vediamo se funzionia. Se funzionia. Ok, devo solo restringere un po' il programma. Ok. Lo state vedendo, no? Benissimo. Allora, andiamoci a guardare questa camera qui di questo palazzo. Andiamo a vedere cosa c'è. Ora, questo è in inglese, ma non fa niente. Credo che lo capiate. Ok. Allora, le coordinate. Vedete, non c'è alcun tipo di rotazione o inclinazione. E la camera si trova a 4 metri di altezza qui. Perché l'ho messa a 4 metri di altezza? Il teatro romano lo conoscete, immagino, siete quasi tutti di Lecce. Avete capito che più o meno le gradinate, ok? Allora, quindi io ho calcolato che il punto di vista dello spettatore sarà più o meno a 4 metri di altezza rispetto all'edificio, perché è il centro delle gradinate frontalmente. Ok, quindi l'ho messa lì. Il problema dov'è? Il problema è che se io l'avessi messa a 4 metri mettendo l'offset a 0, era questo che io andavo a vedere, ok? Ah, due sono le cose. Molti, cioè, molti, chi non ha cinema, per esempio, è un po' più incasinato perché... Esatto, perché molti software, anche se gli ultimi lo stanno inserendo questa cosa dell'offset. L'offset è come avere una foto di questo, cioè la stessa inclinazione del 3D, però traslata verso il basso. Cosa succede allora? Andiamo a vedere. Quindi proviamo per esempio ad andare alla camera, ad andarla effettivamente a inclinare. Ok? Aspettate un secondo che qua... No, aspettate che non uscire il mio cinema, a volte dà un po' di problemi. Ok, allora proviamo ad inclinare la camera. Ok, diciamo che per prenderlo tutto io dovrei fare così. Ci siamo? Dovrei applicargli, cioè un'inclinazione alla camera. Come vedete si è deformato. I nostri videoproiettori non ragionano in questa maniera. E per loro il palazzo deve essere, quello che è proiettato deve essere dritto, quindi significa che non avendo questa funzionalità come in cinema, ecco perché molti usano cinema, cinema 4D, non avendo questa funzionalità devi raddrizzare poi in fase di warping letteralmente il palazzo, quasi sempre coincide tutto, non è un problema, perché in molti software di warping come MadMapper, WarpMap, ce ne sono un botto, e c'è semplicemente una traslazione, quindi si va una rotazione sull'asse e si va semplicemente a raddrizzare, e quasi sempre sì. Ma l'immagine iniziale, no? Quella... Sì. Dicevo, l'immagine iniziale, quella con l'offset, giusto? Era dritta? Sì. Ok, cosa cambia nel mettere una camera anziché a 4 metri metterla dritta? Cioè l'effetto non è simile? No, ora no. Vi faccio vedere. Prendiamo un cubo, la cosa più semplice che ci sia. Sì. Andiamo ad alzarlo, ok. Ciò che conta di più ora, aspettate che esco da qui e lo allunghiamo poco poco, semplicemente questo cubetto. Ok.
Ok, facciamolo uscire in fuori. Adesso rientriamo in questa camera. Vedete questa, diciamo, ombra, la parte di sotto? Questa parte qui? Sì. Ok, è quella che effettivamente ci dà la sensazione che l'oggetto stia entrando o stia uscendo dalla struttura. Se noi non gli diamo la giusta inclinazione nella camera, la camera ci darà, non ci darà quel risultato, ma ci darà una roba piatta. Ma quindi quando c'è l'offset manteniamo intatta quella... Esattamente. Quella, ah, ecco, capito. Pur guardandola dritta, però manteniamo intatta... Ce l'hai dritta, quella. Ma mantieni esattamente. Ah, ok, ah, ok, ho capito. Vabbè. È lì il passaggio. È solo lì. Io per ovviare questo problema su 3D Studio Max, praticamente qui il render che tu hai impostato è 1024x768. Sì. 1600x1200, comunque sia uguale, è sempre 4 Hz. Io lo do parecchio più alto, metto la camera come prima, che quindi taglia un pezzo, però il render finale lo do tipo 1024x1200, in maniera che vado sicuro che me la prende tutta. Eh sì, perché il ragionamento è identico, è lo stesso. Devi solamente poi andare in una seconda fase a tagliare il pezzo in sovrabbondanza con after. Sì. Sì, esatto, è un altro espediente. Grande. Per 3D Studio Max ovviamente non... Sì, esatto. L'altezza anziché 1024x768, perché se tu metti la camera bassa ti taglierebbe un pezzo de... Allora tu dai 1024x1200 e poi quando te la importi in After, in Premiere, te la sistemi. No, la tagli, la tagli, la croppi. Sì. La croppi il disavanzo, tanto comunque... Cioè, te la aggiusti sotto, sì. la griglia e poi quello che avanza. Sì, sì. Tu la butti dentro Premiere, poi lì te la sistemi dove sta, poi tutti gli altri file e fai copia e incolla del movimento. In Premiere un progetto a 1024x768. Sì. Ok. Importandola, non c'ho dei punti che sono fuori? C'è l'immagine che è più alta di quella originale, quindi tu la prendi, te la tiri su. E non va fuori quella. Sì, ma lo tagli, lo riporti di nuovo a 1024x768, andandoli poi a cancellare qualcosa. Considerate che ormai non, con i software di Ugening, di proiezione, Redmapper, non ha più importanza che si trovi in quell'esatto posizione come lo ha quando fai una maschera in Illustrator. Quindi puoi anche andarti a ritagliare esattamente con un taglierino, cioè nel senso un taglierino, ma accroppare esattamente il pezzo, andarlo a proiettare, quando sei lì è sicuro che lo ridimensioni, lo vai a ridimensionare, incominci a giocare col warping, lo vai a ruotare se capisci che il proiettore non è perfettamente, se sai che il proiettore non è perfettamente perpendicolare, quasi mai lo è, lo vai a ruotare un pochettino e poi cominci con i vari punti di warping a rimettere tutto a posto. Però il discorso è sempre quello, quindi alla fine quello che è importante è questo, solo esclusivamente questo pezzettino qui, è quello che in realtà poi dà il 3D, dà la sensazione, è come l'avrebbe visto l'occhio umano se si trovasse a quella distanza e fosse uscito in fuori, ed è quello che poi dà quasi tutto. Ok, va benissimo, vediamo un po' cos'altro abbiamo. Vediamo un attimino le slide, cosa c'è rimasto. Ok, l'impostazione dell'offset l'abbiamo appena fatta. Vediamo se ho una chiavetta qua con degli esempi. Bene, l'ho preparata. Ok, per chi vuole cinema qua c'è la versione demo. Impostazione della camera, ok, ci sono le impostazioni della camera di esportazione di cui avevamo iniziato a parlare prima. Aspettate che prendo il file perché così vi faccio vedere. Mi sembra dopo c'è camera mapping. Ok.
Benissimo, andiamo di nuovo sul cinema. Allora, quindi, parlando dell'offset, abbiamo appena spiegato che così come nel videoproiettore esiste questa funzionalità in cinema che ci permette semplicemente di alzare tutto e rimanere sempre dove si è o dove si dovrebbe essere. Questo è una grossa agevolazione, come vi spiegavo, perché poi non dobbiamo più ruotare l'edificio. Ci sono degli espedienti, diciamo, per fare prima nei render. E i grossi problemi, ciò che ti comporta quasi sempre molta fatica nel 3D sono le texture. Le texture sono quelle che ti danno più problemi in assoluto in fase di esportazione, in fase di rendering, in fase di... Molto spesso quando si lavora in team, anche se qualcuno non ha salvato l'intero progetto, le texture sballano. Vabbè, diciamo che quando si lavora in maniera professionale comunque le texture sono molto importanti e vanno fatte singolarmente. Ma ci sono dei momenti in cui si può tranquillamente utilizzare delle piccole scorciatoie. Parlo di cose fatte anche molto velocemente quando si ha meno tempo e tutto il resto. Vi apro subito un file che si chiama mappatura camera. Eccolo qui. Fatemi solamente prendere. Ce n'ho già un altro. Lo porto qui e lo apriamo. Cos'è la mappatura di camera? Qualcuno lo sa? Esatto. Molto semplice. Cioè, se voi avete un 3D dove ci sono, come ad esempio qui, un bel po' di poligoni più un altro bel po' di poligoni più un altro bel po' di poligoni, porte, finestre e quant'altro, ok, voi in teoria, come si fa di solito, si va a prendere una finestra, gli si fa la texture, la si disegna o la si prende e si comincia a lavorarla in Photoshop e poi la si applica, ognuno un po' con il proprio sistema, ognuno un po' con le proprie, a seconda del programma di rendering, ovviamente. E invece in questo caso, mediante la funzione mappatura camera di Cinema 4D, è possibile andare a lavorare su un file unico. Cioè, come? Vi faccio vedere cos'è questo. Questo non è nient'altro che il frame TIFF 005. Che è successo? È successo che io ho fatto il 3D, sono andato a prendere questo frame, a esportare un frame una volta che ho finito tutto il modello, ho messo la camera e tutto il resto, e poi posso andare a aprirlo in Photoshop adesso, per esempio, apriamolo un secondo, modificarlo come si fa in tecniche normali di correzione, di modifica delle fotografie, aggiungergli dei disegni, disegnare la texture, cioè non dobbiamo più pensare in farci tutti i problemi che quella texture poi deve cambiare sfumatura in quel punto, quel colore. Ok, semplicemente, che ne so, posso prendere un materiale e modificarlo, ok? Gli faccio un disegnino. Se ora questa la salvo e torno su Cinema, ok, vado di nuovo in mappatura camera, ovviamente faccio reload image, ecco qua, cioè sto modificando la texture. Poi immaginatevi pure, c'è gente addirittura che ci lavora con delle GIF animate, cioè una roba assurda, che pur di non andare a modificare, a fare più, vabbè, comunque queste sono altre. Diciamo che è una maniera molto semplice per poter andare poi a lavorare sull'insieme
della texture, cioè su un unico file di Photoshop, dove livello livello ti vai a dare il disegno che vuoi tu, molto semplicemente. E non devi stare lì pezzo pezzo a provare a fare la texture, metterla lì, vediamo com'è, e poi la ritagli e li fai tutte le linee di, e poi la devi assegnare a ogni materiale differente, la texture differente, bordelli. In questa maniera ti risolvi il 50-70% del lavoro che faresti nella modellazione, ma spesso anche nell'animazione, perché come ben sapete... Non so, in Cinema 4D, ma in 3D Studio Max... Tipo... C'è la possibilità di fare la stessa cosa, certo. Sì, no, io per rendere le texture sempre più... Ti accende? Sempre più reali, cioè praticamente noi alla fine qua dentro sto modellino ci dobbiamo trovare, dimmi se sbaglio, il modellino più verosimile possibile a quello reale. Sì. Quindi io faccio una foto al, e poi l'adatto praticamente la foto al modellino, distorcendola come ho fatto per la mappatura praticamente. Bravissimo, cioè e quindi su... esattamente quello. Ah, stavi per dire, scusa. No, no, ma continuava tu. No, e quindi quella texture è la più reale che ci possa essere, perché è proprio la foto, e quindi se una finestra è, non so, logorata in qualche parte, lì rimane, quindi l'effetto ottico aumenta perché, ok, vai, prego. Questo tipo di soluzione, in caso in cui l'immagine è statica, ma se bisogna animarla, cioè animare dei pezzi della struttura, per dire? Sì, allora, con questo tipo proviamo, di proviamo a prendere un pezzo della struttura, ok? Prendiamo il nostro amico cubo, ok? Che è la cosa un po' più semplice, ovviamente. Allora, prendiamo il nostro amico cubo, entriamo un attimo in pianta, ok? Sistemiamolo un po' qui. Se noi torniamo, vabbè, diciamo che l'abbiamo messo bene, ma in realtà non l'abbiamo fatto. Guardiamolo un po'. Ok. Se noi adesso al nostro amico cubo gli andiamo a copiare questo, ok? Anzitutto rendiamolo modificabile. Eliminiamoli le coordinate UV, ok, incolliamoli il materiale, portiamo il materiale sopra, ok, va bene anche così, va benissimo. Adesso se noi lo portiamo in fuori, tornando in camera, lui automaticamente prende quel materiale, quindi qualunque oggetto io metto in scena, lui automaticamente lo prende. Allora, se ora lo portiamo in fuori, ecco, vedete? Lui automaticamente l'ha preso. Voi direte, ok, il problema dov'è? Il problema è, guardate, a un certo punto il cubo diventa la parte di sopra, ve lo ingrandisco, diventa la parte di sopra. Allora, che facciamo? Portiamolo indietro nuovamente, ok? Mettiamo che lo spostiamo un secondo, ok, spostiamolo un po' più in su, ok, mettiamolo su qualcosa che già, perché là non l'avevo sistemata, ok, lo mettiamo qui, va bene? Tasto destro, genera coordinate UV, bene, mettiamolo, torniamo in pianta, prendiamo il nostro cubetto e spostiamolo in avanti. Ok, questo è il risultato. Gli rimane, ovviamente, gli rimane attaccata qualunque cosa. E basta poi creare le coordinate UV al momento giusto. Sapere qual è... voi dovete sempre avere uno storyboard, un concept. Avrete sicuramente fatto delle bozze, qualcosa, insomma. E in genere si lavora così. Volevo sapere la domanda del signore. Potrebbe fare anche il processo inverso,
Sì, sì. È interessante quando si fa l'inverso, quando si dà il modello 3D alla foto, sempre nel settore cinematografia, no? Sì, sì. Per fare un'animazione virtuale. Sì, sì, infatti viene usato anche e soprattutto per quello. Ok, no, questo. Poi noi l'abbiamo adattato a quello che facciamo noi. Ok. Perché sarebbe interessante, io ho lavorato su alcune cose, sulla navigazione in alcuni dipinti. Sì. In questo modo abbiamo animato dei passaggi camera in un dipinto, questa tecnica del camera mapping è molto interessante. Lei ha fatto un videomapping su un dipinto? Sì, abbiamo scomposto tutti gli oggetti del un dipinto, anche una cartolina, se così. ho fatto delle prove molto veloci. Ne abbiamo fatto anche uno noi, è carino, molto carina. Noi lo facemmo una cosa molto più semplice, la verità, di quella che ve lo faccio vedere al volo, non so se riesco a trovarlo, vediamo velocemente. Ok, se questo, eccolo. Ok, questo qua invece era Brera per uno spettacolo e qua avevamo fatto proprio, però non lo facevamo in 3D, una cosa abbastanza bidimensionale su una statua e su il dipinto che si trova in quel salone. Sì, più o meno il concetto di base è simile, soltanto che invece del 2D si proietta su un modello 3D. Sì. Noi abbiamo provato a bruciarlo, a fare un po' di cose diverse, ecco. Sì, il 3D comunque è carino anche sul quadro, soprattutto se sono forme geometriche, molto sì, poi dipende dalle, va sempre valutata la complessità della situazione. Sì, assolutamente. Ok, va benissimo allora. Va bene. Con la stessa tecnica praticamente, io... che dicevi tu, ho rifatto un video su rifacendo i 13 quadri di Van Gogh praticamente, rifacendo tutte le architetture e quindi tutto il 3D e quindi perché mi piaceva mettere le ombre che lui non le usava, quindi rifacendo, cioè il metodo è lo stesso del mapping, sì, è identico, ti rifai il 3D che è un 2D. Diciamo. Perfetto. Ok, quindi credo che più o meno tutti abbiate capito come funziona il camera mapping e i vari utilizzi in un senso o nell'altro, all'inverso o al contrario. Ok, allora cosa volete fare? Io vi chiedo innanzitutto, perché qui siamo arrivati più o meno al punto in cui si dice: beh, sono le 6:40 e io vi chiedo, volete provare a fare qualcosa, volete che io vi dia magari dei modelli su cui poter lavorare, dove poter provare a fare qualche effetto più classico, qualche 3D. Quanti di voi usano software 3D? 1, 2, 3 e 4. Ok, quanti di voi After? 1, 2, 3, 4 più o meno, e 5 e 6. Ok, se volete possiamo, ci sono due opportunità, o mappiamo una cosa piccolina, tipo io avevo pensato allo sgabello, al mio sgabello, esatto, con un videoproiettore piccolo facciamo un mini mapping, oppure potremmo fare qualcosa per il teatro romano. E se magari lavorate in gruppi e avete voglia poi di concluderlo, noi possiamo anche videoproiettarlo. Vi dividete, facciamo un concept unico, magari lavoriamo sul concept e poi magari potreste scambiarvi i numeri per finirlo, o se riusciamo a fare piccoli render potremmo anche creare un mapping del workshop, sarebbe carino. Ah, Next Step siamo riusciti a farlo, però mi rendo conto che erano 3 giorni e qui è solo uno e mancano poche ore. Posso fare una proposta?
Sì. Sì. Gli facciamo la foto, gli facciamo gli facciamo la foto, va benissimo, a me sta benissimo tutto quello che volete. Ok, ci attrezziamo. O facciamo lo sgabello, guarda che bello. Ok, i videoproiettori ne abbiamo anche due, quindi in realtà possiamo lavorare contemporaneamente in due gruppi. Abbiamo quel videoproiettore e di là ne ho un altro, quindi possiamo anche andare a prendere due oggetti. Allora magari facciamo 5 minuti di pausa in cui andiamo a cercare degli oggetti dentro le CNOS, come fosse una piccola caccia al tesoro. La mia proposta è lo sgabello. Questo essendo più avanti.
anche perché qui l'altro problema
è inerente il fatto che sicuramente dovrai guardare molto, perché se tu non hai le dimensioni ideali efficaci per quella cioè tu lo stai vedendo così, a te sembra tutto, ma non lo è, probabilmente ha anche una superficie della sedia non è neanche regolare, quindi sarà delle inclinazioni e quindi c'è livello di rischio, però se tu vedi avrà rischio. Abbiamo un po' di tempo adesso a fare la foto, a importarla, a fare quello, a fare, fare il modello della foto che forse ho fatto, che non è stabilito, e poi con un software di guardia, fare un render della grafica, software di guardia, il Matter, non so ovviamente, ci sarà un software per PC. Si può fare, io a questo punto vi dico fare direttamente la camera, sistemarlo con me, perché mi spavo, perché la prossima volta mi dovete dotare di un PC, di un software uguale per poter fare qua. Abbiamo visto la proiezione che fa, nel senso che se avessi essere la gente che studiamo, magari è un peccato che non studiamo di proiezione. Allora, iniziamo a prendere un po'. Sì, esatto. Possiamo alzare la vostra. È chiaro. Considerate che più lo alzate, meno preciso è il punto in cui si trova la camera calcolabile, più casino di trovare. Comunque qui c'è già la informazione dei pixel, non è più da fare però voi probabilmente
Perché trova le soluzioni, forse.
passare a vedere. Per il 3D bisogna passare. Scusate, anche la parte di dietro io in algo di cose non si può aggiungere. Scusa, questo qui che per 800 per 600 di risoluzione? 800 per 600? Sì, 800 per 600. Ecco, poco di risoluzione. Ascolta, allora, questo è per arrivare a una cosa di risoluzione. Si deve andare così in un sì, 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 era solo per forza di risoluzione. No, non è la realtà. Non è la stessa cosa.
esposto? Sì, ma ti devi tutta la parte di valore per me. No, è estremamente esposto. Credo che fai un di finestra, fai le nuove sport, i nuovi visualizzatori, c'è un nuovo visualizzatore che sì, 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 ti dà un lavoro, ti dà solamente la vista. Però così diciamo che non è sbagliato, è solo un metodo operativo. Sì, però non riuscirei mai a metterlo subito la vista. In questa maniera per esempio che c'è una giornata fai su Photoshop. Sì, c'è poi sopra.
pranzo, e le pause pranzo le dici? Sono preparati? Sono preparati?
Allora, un po' più sotto un aspetto. Questa è la risoluzione che si posta la proiettore, quindi da questo deve entrare di gira da progressivo, forse mettiamo un però so che la differenza hanno delle cose il vettore tutto flash, questo c'è nel senso il vettore flash, cioè senza non fare la prima ma il flash la maschera in sé, no? E la sposare direttamente sul programma di 10
principale è quindi proiettarci dentro le cose, ma con la maschera. Sì. No. Adesso ho fatto adesso un'operazione di cultura si fa pure con un mochetto, quindi se non si può ti fa colpare un mochetto, sì. No, l'oggetto non lo scrivo, no. Quindi metto sul livello la maschera, c'è un livello di Posso fare? Non ci vedo.
secondo me deve essere un po' provato. Se è rotato di qualche grado. Non ha trovato
comunque c'è un guarda, io uso il buono, ma poi un po' non è un po' di salto, non è un po' di salto, non è un po' di salto, non è un po' di io questa veramente non l'ho visto tante volte, se si può lavorare, però non lo so. Una volta che tutto è come si possono verificare, però questo è un tipo che abbiamo
Grazie.
Vabbè, ci siamo quasi. Alla fine è stato un passo. Sì, effettivamente. Sì, quello stai così, sì, perché avresti dovuto fare non solo il lavoro di andare a riposizionare così, ma anche di andare a impostare il campo di vista. Cioè l'angolazione. Ah, e non ci siete riusciti. Guarda, vabbè, allora proviamo. Proviamo a metterlo in questa posizione, va bene così, e poi lo guardiamo dopo. Però c'è sempre qualcosa che non va. Quando chiude? Sì, ma fra poco perché dobbiamo andare. Luca? Dove? Sì, ragazzi, io dovrei andare. Non lo so, se dovremmo un attimino chiudere. Voi che avete fatto? Siete riusciti? Una così. Siamo giusto tentando un piccolo sbocco. Ah, quindi state riuscendo a proiettare adesso. Ok. Per me se facciamo. Se aspetti magari che anche loro tra poco proiettano, magari vuoi proiettare, vuoi riprendere questo, io me ne devo andare. Sì. Allora, quando, non lo so ragazzi, quanto tempo avete bisogno di prendere? In teoria avremmo finito. Okay. Allora, come proiettare, dopo un po' poi non ci dobbiamo chiudere, capite? Cioè, sì, se siete pronti, non proiettiamo, non li puoi, facciamo vedere. Non ho ascoltato. No. Per il video. Di modo che... Sì, sì. Magari non lo so. Sì, sì, ma adesso dobbiamo smontare, rimontare, un attimo già pronto di andare. Io mi posso lasciare su di andare. Sì, ma come possiamo fare? Facciamo chiudere. Lui ha Sì, non credo che niente, però la vogliamo, è un po' che...
questa camera è se invece è molto vicino e l'altro può essere perché quello non è che massimo 24 fatto? Ok, Antonio puoi chiudere, puoi mettere la risposta, hanno finito. Sì, no, l'hanno finito tutto, l'hanno finito tutto. Andrea, allora, Andrea.